Questa parte di video la teniamo per la fine. Ciao a tutti, oggi andiamo a provare questa Action Cam Xiaomi, il loro modello di punta, la i4K Plus. Pensate che è la prima Action Cam che registra sì in 4K, ma arriva fino a 60 frame per secondo. Andiamola a vedere da vicino. Partendo subito dalla confezione, troviamo un contenuto piuttosto scarso, o praticamente con il minimo indispensabile, con il cavettino Type-C e la custodia impermeabile che arriva fino a 40 metri, che ovviamente vi ricordo, visto che lo schermo della Action Cam è touchscreen, una volta impostata potremo solamente avviare o disattivare la registrazione, perché ovviamente non potremo utilizzare la funzionalità touch. Potete vedere qui davanti abbiamo come un effetto carbonio con il sensore da 12 megapixel con un angolo di visione di 155 gradi, un piccolo LED qui a fianco, poi subito qua andiamo a vedere c'è lo sportellino Type-C, che la porta Type-C può essere sfruttata collegandoci direttamente un microfono esterno o collegarla direttamente alla TV, ma ovviamente dovrete acquistare gli accessori separatamente perché non sono in dotazione. Anche solo dopo averla utilizzata, dopo averla aperta 2-3 volte, questo sportellino vedete com'è ballerino, e per il prezzo direi che questi dettagli bisogna evitarli. Poi qua sopra troviamo lo speaker, il microfono, perché di microfono abbiamo sia questo che questo da questa parte, quindi due microfoni che si sente piuttosto bene, le frequenze alte picchiettano abbastanza, non è proprio un suono corposo ma estrapola alla perfezione la nostra voce. Qui il tasto accensione o avvio registrazione, e qua sotto abbiamo la possibilità di avvitarla direttamente su un cavalletto, e qui lo sportellino che andremo ad aprire, uno sportellino che non è come i classici sportellini dell'Action Cam proprio buttati lì, questo è anche proprio rinforzato con un bel carrellino, la batteria da 1400 mAh e la micro SD che troviamo qui, è incastrata qui in mezzo qua, la micro SD che il produttore consiglia di acquistare determinate marche con velocità piuttosto elevate, ma io sto utilizzando una micro SD classe 10 classica di 4-5 anni fa e non ho avuto nessun problema. E qui dietro lo schermino touchscreen da 2,2 pollici, che adesso andremo ad accenderla, e vedete che in neanche 2 secondi l'Action Cam è già pronta all'uso. Qua sopra troviamo i minuti rimanenti della memory, che sono veramente pochi, con una memory da 32 giga, livello batteria, il wifi attivo che si vede che l'ho utilizzato in wifi l'ultima volta. Qui possiamo andare a rivedere i nostri contenuti, dove ho trovato molto fluido l'utilizzo generale, e potete vedere anche, possiamo far play, abbiamo anche il controllo del volume e si sente anche abbastanza bene, ovvio non si sentirà fortissimo ma piuttosto che niente. Torniamo indietro, qui abbiamo la possibilità di selezionare foto, timer, burst di foto, video, un time lapse video, vari slow motion, time lapse foto, loop e video più foto, perché consentirà di, vi faccio subito vedere, video più foto, effettua un video in full HD e ogni 5 secondi scatterà delle foto, una funzione piuttosto buona. Adesso noi torniamo su video, vi faccio vedere un po' di risoluzioni finali, che ce ne sono finché volete, ce ne sono tantissime, con 4K che arriva fino a 60 fps, poi altre modalità, i 4K HD e 4K Ultra, e finire al 480p che lo sconsiglio, però un 720p in HD che si riuscirà a fare dei buoni slow motion che vedrete poi alla fine. Qui abbiamo la possibilità di scegliere l'angolo di visione, cambiare i vari tempi per le foto, la messa a fuoco centrale o meno, andiamo a metterla full HD così almeno riusciamo a vedere tutte le impostazioni a disposizione, mettiamo 60 fps, auto low light praticamente in
quando c'è una scarsa luminosità automaticamente cercherà di migliorare l'immagine, la scelta della qualità video, perché può arrivare in 4K fino a 120 mega al secondo, le varie altre impostazioni. Poi abbiamo qua sotto Electronic Image Stabilization, che sarebbe lo stabilizzatore elettronico, che una volta impostato vedrete come i movimenti sono leggermente più lenti, perché lo stabilizzatore integrato vi stabilizzerà l'immagine, che è un'ottima ma ottima funzione, ma potremo sfruttarla solamente, per dire, in Full HD fino a 60 fps, perché a 120 fps non funziona. Invece in 4K lo stabilizzatore funziona solo a 30 fps e non a 60. E qui è la schermata delle impostazioni del video. Possiamo aggiustare la distorsione della lente andando ad attivare, effettuerà un crop andando a tagliare le bande curvate ai lati. Noi lo andiamo a disattivare. Il wifi, che dopo andremo a vedere con il collegamento del telefono, che potremo selezionare due bande 2,4 GHz o 5. La luminosità dello schermo, che è impostata su massimo, ma quando andremo contro luce in una giornata piena di sole purtroppo non si vedrà molto ma molto bene. Poi abbiamo la possibilità di impostare come sound effect stereo wind è consigliabile quando si utilizza in moto per evitare il rumore esterno del vento. Attivare il microfono. Andando su avanzate abbiamo altre impostazioni come i vari orari, resettare la camera, e come avete visto il linguaggio abbiamo solo inglese e spagnolo, molto meglio l'inglese rispetto a altre traduzioni che abbiamo visto piuttosto scandalose. Tornando indietro vi faccio vedere device info, che la versione installata è la 1.0.18, perché una volta che andremo a collegarla l'action cam al telefono tramite wifi automaticamente effettuerà un controllo degli aggiornamenti, che sto attendendo un aggiornamento piuttosto importante, perché abiliterà le foto in formato RAW per poterle modificare più facilmente e agilmente al computer. E poi dopo non c'è la possibilità di effettuare la diretta streaming, quindi tutto attivabile, mi hanno detto, con un prossimo aggiornamento. E altra cosa che arriverà sempre presto, i comandi vocali, un po' come avrete visto su GoPro Hero 5, che potremo comandarla direttamente senza andare a toccare lo schermo. Come temperature, nell'utilizzo quotidiano non ho avuto grossi problemi, si surriscalda un po' la parte qui davanti, ma senza avere un dispositivo proprio così tanto bollente. Andando a vedere brevemente l'applicazione, basterà attivare il wifi sull'Action Cam, scaricare l'applicazione eAction, proprio la sua applicazione ufficiale, selezionare la telecamera e il gioco è fatto. Come vedete lo streaming è praticamente in diretta, con la possibilità di andare o a rivedere i nostri contenuti che troviamo sulla memory, oppure andare a cambiare tutte le varie impostazioni che abbiamo visto anche sulla telecamera. Ve le faccio vedere velocemente, con la possibilità di attivare anche lo stabilizzatore elettronico. E poi altra cosa, tornando indietro, disconnettiamoci per ora, ve lo volevo solo far vedere, da qua c'è la possibilità di effettuare la diretta live, se adesso funziona, ok. Però una volta che chiederà di effettuare la start live premendo questo tasto, la telecamera non riesce a collegarsi in diretta, perché come vi dicevo prima questa funzionalità non è ancora attiva, in attesa di un futuro aggiornamento, perché in questa applicazione praticamente sembra un altro social dove la gente può andare a caricare i propri video. Lascio un breve video finale. Mi chiedo scusa perché la registrazione in moto, quando ho utilizzato lo stabilizzatore d'immagine, non pensandoci, l'immagine viene ritagliata un pelo e quindi risulterà una ripresa piuttosto bassa. Ma riuscirete comunque a farvi un'idea della qualità di questo stabilizzatore, che come sto ripetendo mi ha soddisfatto al 100%.
Arrivando alle conclusioni, questa Action Cam 4K Plus è veramente eccezionale. Sto registrando tuttora a 1080p 60 frame per secondo direttamente dalla telecamera Xiaomi e per il 4K potrete anche, visto che il 3 giugno vado a Misano, quindi cercherò di sfruttare qualche evento tipo Porsche o Seat, sfruttare qualche giro in pista oppure anche qualche test drive e la proverò a fondo in 4K, perché come avrete visto adesso l'ho sfruttata sì come vari slow motion, time lapse, ma soprattutto in full HD, e qua sopra troverete una scheda quando avrò effettuato il video dove potrete vedere il test video in 4K. Avrete notato anche voi la qualità video eccezionale, soprattutto lo stabilizzatore d'immagine è una cosa fenomenale. Purtroppo non ho potuto confrontarlo con la GoPro Hero 5, non essendo in possesso, ma ho controllato vari video su YouTube, varie recensioni della Hero 5 e direi che questo stabilizzatore di immagine elettronico qui a bordo è nettamente superiore. Come prezzo parliamo di 390 euro su Amazon, su altri store cinesi si può tranquillamente trovare 100 euro in meno. La spesa è veramente tanta, dipende sempre da voi quale riprese volete fare e cosa ne farete di questa telecamera, perché abbiamo tantissime risoluzioni possibili, funziona a meraviglia, la batteria mi ha soddisfatto abbastanza, in full HD accendi spegni ho fatto un'oretta e mezza di registrazione e sono rimasto contento, la batteria da 1400 mAh sfruttata proprio a pieno. E spero che vi sia piaciuto tutto il video, io vi saluto e ci vediamo presto su YouWin Blog.